Cis Alentum, la terra al di là dell'Alento, come la chiamavano i latini, la terra di Elea, dove si scrissero delle più belle pagine della filosofia della Magna Grecia, la terra del regime alimentare di Ansel Keys e di 100 borghi, piccoli scrigni di unicità in tutti i campi. A questa terra il premio Cilento vuole dare il risalto che merita, proiettandola a livello internazionale. Un obiettivo raggiunto grazie all'impegno della soprintendenza di Salerno ed Avellino, della dottoressa Rosa Maria Vitola, che ha raccolto la sfida che parte nel 2017 a Salento da un'idea di Menotti Lerro. Questa veramente è un'edizione speciale. Penso che abbiamo raggiunto veramente il top, ci abbiamo lavorato moltissimo, però abbiamo raggiunto un prodotto secondo me di altissima cultura. E stasera avremo ospiti prestigiosi, poeti, letterati, ma anche artisti di ogni genere. E, ovviamente tra questi bisogna sottolinearla, abbiamo un Nobel, Jon Foss, che ha accettato questo premio, quindi vuol dire che la manifestazione è una manifestazione di un certo livello, ma abbiamo anche personalità testa per la poesia, abbiamo la Mazzucco e poi abbiamo l'arte, il teatro e altre espressioni, insomma, quindi siamo veramente orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto. Ma questa serata, con questa serata non termina il progetto complessivo, perché già da domani saremo al lavoro con nuove sfide per poter raggiungere l'obiettivo di promuovere la Salerno, ma soprattutto il Cilento. Il Cilento, questa terra meravigliosa per le sue bellezze paesaggistiche, per la sua storia millenaria. Partito da questo piccolissimo borgo Salento, diventato paese della poesia attraverso la prima intuizione, che è stata quella di far donare ai vincitori delle poesie inedite dedicate al territorio, che poi abbiamo apposto sulle mura del paese. Quindi lì adesso c'è un'antologia a cielo aperto. Da quel paese altri paesi hanno aderito alla cosiddetta piramide culturale del Cilento, che è la casa, l'epicentro del movimento empatico. Il movimento empatico nasce nel 2020 e rappresenta il più grande e importante movimento della contemporaneità. Hanno aderito 250 tra autori, poeti, maggiori artisti, filosofi, persone di cultura, anche un premio Nobel, Olga Tukarczuk. Quindi voglio dire, tante persone importanti, 100 docenti universitari da tutto il mondo, quindi creando di nuovo un grande movimento. Eccezionale il parterre che ha arricchito la serata organizzata a Salerno nel Teatro Pasolini e che ha consegnato i premi allo scrittore norvegese Jon Foss, Nobel per la letteratura nel 2023. Intervenuto con un videomessaggio la serata, Foss ha ricevuto il premio per la narrativa. Altro premio alla scrittrice Melania Gaia Mazzucco, all'attrice drammaturga e regista Laura Curino, al musicista ed artista Lino Vairetti, all'artista già docente all'Accademia delle Belle Arti Giulia Napoleone e ad Enrico Testa, professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università degli Studi di Genova. Uno dei motivi di maggiore attrattiva del premio è dato proprio dalla terra in cui si svolge, cioè da una zona in cui, insomma, la natura aspra dell'interno si mescola al fascino del mare e alle sue suggestioni. D'altronde io, essendo genovese, vivo in una situazione abbastanza simile dal punto di vista della natura del territorio, e questo si riverbera anche in alcuni tratti della mia poesia e quindi trova conforto in un riconoscimento come questo. Vibrano, esitano, tremanti, si staccano dai corpi prima sofferenti, ora inerti, inermi, indigenti. Non scompaiono però,
vegliano sui sepolcri, salgono sugli alberi, mandano sogni, guardano cosa succede. Come le meduse blu il mare, loro riempiono aria, si fanno portare dal vento, aura leggera, simile a un velo, sfiorano la carta, galleggiano nel cielo. La particolarità di questo premio è proprio il suo legame profondo con il territorio. Un territorio che è un luogo meraviglioso e di ispirazione per molti artisti. E quindi il fatto di essere qua con un premio al teatro in un'epoca, in un momento storico del teatro, dove il teatro è fermo, cioè ci sono sempre meno occasioni di tournée, si rimane molto attaccati alle proprie zone, al proprio lavoro, alla propria regione, e venire in questo luogo così vitale, dove peraltro teatro se ne fa tantissimo e benissimo, è anche un rimettersi in relazione con i tuoi referenti, i tuoi colleghi. Io sono rimasta qua 3 giorni, ho rivisto persone eccezionali che non vedevo da tempo. Un premio è un riconoscimento, ma anche un'opportunità grande. Perché se no devo pagare il celibato. Il celibato, me la ricordo sempre questa parola difficile, il celibato. È stato grazie al lavoro sinergico con la soprintendenza che il premio Fiore all'Occhiello del Movimento Letterario Artistico, Filosofico e Culturale dell'Empatismo, sorto nell'innovativa piramide culturale del Cilento, è riuscito ad imporsi nel panorama internazionale. L'idea che abbiamo è quella di promuovere il Cilento in toto. Tra l'altro il Cilento si riconosce, si presenta spesso come un territorio chiuso su se stesso. L'idea che abbiamo invece è di un territorio aperto, di un territorio che sia culturalmente attivo, propositivo e che possa essere portato al di fuori del Cilento, al di fuori della provincia, al di fuori del paese, e che abbia dignità di presentarsi al mondo con tutte le sue bellezze culturali, paesaggistiche e anche in questa prospettiva di ricomposizione olistica della cultura. Ci piace molto. Voi padroni della terra, che costruite cannoni, chimici arsenali nucleari, armi e bombe a milioni, nascondete i vostri volti come ombre distorte. Strategie di morte, voi che costruite per distruggere, giocate con il nostro mondo, come soldatini comandati, ci umiliate fino in fondo, voi signori della guerra, senza patria né amore. Senza una ragione, senza un Dio, distribuite orrore. Il vaccino di un figlio, nato dalla paura, nato da un incesto di una notte, travagliata e oscura. Voi padroni della terra.